Molte strade napoletane cambieranno presto nome, oppure ne acquisteranno finalmente uno. La scelta per intitolare le strade terrà in considerazione le personalità che hanno avuto un ruolo importante per la città, con particolare attenzione alle figure femminili generalmente trascurate nelle scelte della toponomastica. Se ne è discusso in un convegno al Maschio Angioino, ricordando che l'iniziativa per il riequilibrio di genere nei nomi delle strade nasce da una proposta dei cittadini, che il Consiglio Comunale ha recepito nel nuovo regolamento di toponomastica approvato nello scorso ottobre. Ci vorrebbero circa 2 secoli con l'andamento che abbiamo avuto fino ad oggi per riequilibrare solamente per il 50% la disparità tra uomini e donne nell'assegnazione degli odonimi alle strade. Questo regolamento nasce con la partecipazione all'interno dell'istituzione del Consiglio Comunale, quindi nelle commissioni che hanno acquisito gli argomenti portati dai cittadini. Su oltre 3.700 strade cittadine, meno di un quinto è attualmente dedicato a personaggi femminili, per lo più alla Madonna e ai suoi appellativi, o comunque a figure dell'immaginario religioso. Mentre appena una quarantina ricordano donne reali che hanno avuto un ruolo nella storia o nella cultura napoletana. È sorto un gruppo spontaneo di cittadine che si è dato come compito una ricerca ed un impegno per adeguare la toponomastica cittadina alla parità di genere. Sono molto poche le storiche, le letterate, pochissime le artiste che vengono menzionate nelle nostre strade. È partita già la campagna per intitolare una strada a Miriam Maffai ed ora anche a Rita Levi Montalcini.